Benvenuti ragazzi, qui c'è Goronaz, oggi siamo qui, no, sull'Arcor. Siamo qui con l'episodio 20, se non sbaglio, 20. Ed eravamo rimasti in questa caverna, non mi sono buttato nella lava, sono un gran burlone, mamma mia, che ridere. Faccio troppo ridere. E tra l'altro ho fatto un pezzo di caverna senza registrare perché fondamentalmente non mi ricordavo come uscire. Sono salito fino a qua, non so dove cazzo siamo. E ho notato che di qua non siamo andati. E visto che ho appena realizzato che sono un deficiente, perché ho usato tutti i diamanti per fare questa cosa. Sono belli, per Dio, sono usciti anche bene. Però ci servono assolutamente 3 diamanti per fare un piccone. Per incantarlo, almeno con fortuna, che esca qualcosa di buono. Perché se no, non andiamo a nessuna parte. Qua siamo a livello 11, che sarebbe ottimo per trovare diamanti. Però l'acqua, mamma mia, oh, che fastidio, vedo. Ah, madonna. Ok, sarebbe ottimo per trovare diamanti. Quindi potrei fare una parte speedata, se me lo concedete. Ho speedato proprio tagliata. Dove? Finché non trovo 3 diamanti. Almeno 3 diamanti, ragazzi, perché se no, io schizzo malissimo. E se io schizzo malissimo, già sto facendo le cose al buio e mi dà fastidio. Io schizzo malissimo ed è una cosa brutta. Quindi, parto da qua. Scavo dritto, non so. Dritto per di qua, così. Entriamo da qua. Vediamo quanti blocchi vado avanti. E scaviamo dritti finché non troviamo dei cazzi di diamanti. Sogging on the motherfucking hoods. Listen, Lily on brood the took Robin Hood or Amanda Hood. Say, I have a stomach. Consequence, you're me all smoking Cubanas like Calvados. He's in the grease and the tall and relax. We lead them against and no yard to max. Skaffa dig det och låt kortet tillvara. Det är som betalas så du kan spara. Upp, ner, in och ut. Bussen rullar ut. Haffla, shaffla, bädda, bädda. MK och T har klädda. Vilken vacker blick. Alla flickor mitt i prick. Ole, trovati i diamanti. Allora, un diamante. Aspetta, aspetta che non ho la roba per raccogliere, non ho spazio e non va bene. 2 diamanti sicuri, 3 sicuri, 4 sicuri, 5 sicuri, molto bene. Molto bene, molto bene, possiamo fare un piccone. Direi quasi quasi, ragazzuoli, scavo un altro pochino, perché alla fine abbiamo trovato abbastanza in fretta. Scavo un altro pochino, vediamo se ne troviamo un altro pochetto di diamanti, un altro pochetto di risorse, che fanno sempre comodo. Si ritorna al timelapse. Cosa abbiamo qua? 2 diamanti. 2 diamanti, raga. Speriamo ce ne siano di più. Oh, 3, 3. Solo 3, mi sa. Vediamo intorno. Facciamo tutto il giro. Altro quanto ferro, ragazzi. Quanto ferro. E invece sono 4. 1, 2, 3, 4, 5 di nuovo. 10 diamanti. Buono, buono, buono. Raga, abbiamo fatto un sacco di strada. Abbiamo fatto veramente tantissima strada. Guardate quanto è lungo questo tunnel. Torno in alto. Torno a casina. E ci becchiamo dopo perché qua taglio perché ci mettiamo 6 anni a tornare. Don't come out for the Oh, siamo tornati nella caverna principale. Invece che tagliare ho fatto un po' il coglionazzo come al solito perché mi sembrava tanto figo vedere questo tunnel che va a 700 all'ora. E ora vediamo di tornare in superficie. Non mi sembra difficilissimo perché
abbiamo il nostro picconazzo, quindi nel caso scaliamo su dritti verso l'altro. Più che altro difficile sarà trovare la casa, mo, perché io sono un cretino veramente e non mi segno le coordinate. Mamma mia, la stupidinità di questo nolezzo. Qua ci siamo già stati, il che è sempre bello saperlo. Però fino a qua non di più. Cazzo. Cazzo. Cazzo creeper. Cazzo creeper. Creeper del merda. La madonna. Che brutta boom che hai fatto. Ho fatto proprio un boom. Saliamo alla brutta. Saliamo, che ne dite? Saliamo alla brutta, non lo so. Ah, troppi creeper. Aspetta un attimo, creeper. Ma porca Di qua? Di qua sono già andato. Di qua. E qui non so. Oh, qui sale, qui sale. Fuori! Quella è luce! Quella è luce! Ragazzi, non so se vedete, ma là fuori c'è la luce della luna. I creeper sono tutti froci, via! Non so perché ho detto questa cosa. Scusami. Oddio! Ma che cazzo fa? Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Da dove minchia è sceso questo? Madonna, lo spavento! Maria, che spaghetto! Sta roccia così? Ci ho messa io? Quando? Sono già passato da qua, quindi, in teoria. Sì, guarda, sono già uscito anche da qui. Ed è notte! Porca troia! Vediamo se siamo in un posto abbastanza... Ah, forse ho capito. No, non è quando sono uscito dal lago qua. Non ricordo. Però potremmo... Aspetta. Pallino. Casa! Sì, siamo usciti dalla caverna vicino a casa. Bella ragazzi, bella ragazzi. Qua. Ti devo insegnare come si sparano le frecce. Guarda. Una, due, tre. Get wrecked! Che tra l'altro continuo a dirlo, ma mi sento un coglione a dirlo. Ma è bello. È bello. Bello ovviamente scritto B-E-L-L-O-H, perché l'H rende tutto più figo. Siamo di nuovo in casa. Questi obiettivi praticamente li abbiamo abbastanza fatti, tranne la stanza del Nether, la caverna. Abbiamo fatto le librerie più o meno. L'obiettivo che mi sono preposto prima di andare a Praga. Quindi vediamo se nel prossimo episodio riusciamo a fare anche la stanza qua sotto. Tutto sarebbe finito, abbiamo 10 diamanti, 4 smeraldi, che sono tantissimi, 1, 2, 3, 4, 5 stack, quasi, 5 stack quasi di redstone, una completa di carbone più un pochino, una e mezzo più o meno di lapislazzuli e quasi una di ferro. È stata una scavata molto produttiva, il piccone non si è rovinato neanche più di tanto alla fine. Tutto molto tranquillo, abbiamo usato poco cibo, poche torce, è tutto molto bello, ci vediamo al prossimo episodio, ciao!